La prima cosa che dobbiamo fare è preparare un buonissimo caffè. Facciamo raffreddare il nostro caffè. Intanto prepariamo uno sciroppo con acqua e zucchero. Facciamo bollire e separiamo le uova. Su una ciotola mettiamo gli albumi e sull'altra mettiamo i tuorli. Prendiamo il nostro composto bollente e versiamo metà sugli albumi già montati e dopodiché facciamo la stessa cosa con i tuorli. In questo modo le uova saranno cotte. Aggiungiamo il mascarpone al composto di tuorli e mescoliamo bene fino ad ottenere una crema giallina. Ora non ci resta che aggiungere gli albumi e mescolare dal basso verso l'alto. Prendiamo i savoiardi, li bagniamo nel caffè e distribuiamo tutto quanto all'interno di una teglia foderata con la carta forno. Facciamo uno strato di savoiardi, uno strato di crema e dei pezzettoni di cioccolata fondente tagliati al coltello. Li copriamo con un altro strato di savoiardi e un altro po' di crema. Rendiamo liscia la superficie e facciamo riposare il dolce in frigo per almeno 8 ore. Io l'ho lasciato tutta la notte e ora la mia idea per fare il pois è stata quella di utilizzare dei tappi di bottiglia, ma poi mi sono ricordata che a casa non compro l'acqua in bottiglia perché ho l'impianto osmose e quindi mi sono arrangiata con i beccucci della sac à poche. Li ho chiusi nella parte sopra con un pochino di pellicola. Se la mia idea di utilizzare i tappi delle bottiglie per creare un tiramisù à pois vi è piaciuta, lasciate tanti mi piace e se volete condividete il video, in questo modo mi aiutate a divulgare il canale. Grazie e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao! Facciamo un altro assaggio.